1800 persone alla Corsa della Speranza sono tante. Sì, tantissime, non ci aspettavamo così tanta gente, però evidentemente l'obiettivo che abbiamo messo ha sollecitato le persone a partecipare. Mamma Franca ha ricordato: dobbiamo fare vincere la speranza. Sì, la speranza deve vincere sempre, perché la Bianca, quando è mancata, ha dato subito l'impulso per creare qualcosa che desse speranza agli altri bambini. Perché è importante partecipare? Conosciamo bene l'associazione, sappiamo cosa fa e spero che molte più persone possibili partecipino alla corsa o a tutte le attività solidali che propone l'associazione. Voi siete venuti qua con amici, parenti? Da sola, io ho mio figlio che è morto 20 anni fa. Si è ammalato a 11 e è morto a 15 di tumore al cervello, medulloblastoma. E quindi corro per una buona causa, per aiutare tutti i bimbi nella speranza di una buona guarigione, non come Andrea, mio Andrea. In prima linea, ai nastri di partenza, anche due neoassessori comunali. Quando lo sport incontra la solidarietà si possono fare solo grandi cose. Buon divertimento e ricordiamoci che questa corsa è ancora più bella, ancora più importante, ancora più divertente, visto le belle cose che fa l'Associazione Bianca Garavaglia. Per me è un appuntamento molto importante per dimostrare solidarietà, attenzione e condivisione, insomma. Quindi per me è un appuntamento fisso da sempre e continuerò a essere presente perché è molto importante. Qui serve Wonder Woman anche per curare i bimbi malati. Sì, assolutamente, sempre guardare gli altri, aiutare i più deboli, è una giornata bellissima davvero, piena di persone, di gente che corre per una buona causa. Io non sono un Batman normale, sono un Batman che va negli ospedali di oncologia pediatrica e vedo tutti i giorni comunque questo tipo di realtà e vedere anche queste iniziative mi riempie veramente il cuore. In corsa, ma anche in cammino, per le vie della città, uomini, donne, bambine e persino cani. Alla fine, il primo a tagliare il traguardo, in rappresentanza peraltro del gruppo più numeroso iscritto, è Mattia Damoli, 20 anni, giunto dal lago di Como. Qua si corre con il cuore per donare, per aiutare i ragazzi che sono più in difficoltà, quindi per me è stato veramente bellissimo essere qua e poter anche vincere e dedicarlo al mio amico Paolo, che purtroppo ci ha lasciato tempo fa, e questa vittoria la dedico alla sua famiglia, a Samantha, sua sorella, a Ivo, suo papà, e in particolare a sua mamma, Milva, che niente,